Stefano, che vuoi? L'ultima merendina pandistelle? Buongiorno a tutti, sabato mattina, uno di quei sabati che, cioè, tipo, dormirei a oltranza. Regà, non so se è la primavera. Ah, ma l'acqua ci sta. Non so se è la primavera, ma sono accasciata, c'ho un attimo quel... Scusate, ho fatto uno sbadiglio tipo di 15 minuti. Non so se è la primavera, il cambio delle temperature, l'allungamento delle... Lallu. L'allungamento delle giornate, io non lo so, so solo che sto spompata. Cioè, dormirei veramente a oltranza. Latte e cacao? Hai detto ma? Ti faccio latte Nesquik, mammi? Ho comprato Stactimel al mango, è buonissimo. È scaduto, cioè l'ho comprato, l'ho fatto scadere, adesso lo sto consumando, molto buono. È scaduto il 5, oggi è 7, si può fare. Latte cacao, latte Nesquik? Parte che noi ce l'abbiamo già in latte. No, è finito, mi sa. Guardate un po' bomboletto mio con i capelli. L'ho visto ieri. No. E no, l'hai finito tutto, mamma. Ma non è Fontana Candida, amore, è Frascati. Ma che è Fontana Candida? Stai? Amore, ma che cacchio ti sei preso? Dai, sto finino. Ma lui è inutile. Non sei una gallina. Vatti a prendermi la vina, dai, vai. Che cos'era quel rumore? Stefano, hai fatto l'uovo. Ma che c'hai? Che c'hai? Il più. Vai a prenderti la merendina. Allora, a me la primavera mi sta spompando. Lui, cioè, regà, sta a tavola. Se lava i denti. Non so io. Mannoio. Sì, mo sta nella fase del mannoio. Mangia. Mannoio. Se fai i capelli. Mannoio. Guarda i cartoni. Ma no, io, cioè, due palle. Il latte è scaduto, è buono? L'otto, scade oggi, io bevo ancora, ti amore, tanto il latte se scade diventa ricotta, quindi puoi mangiare col cucchiaino. Aia, che dolore, amore. Amore, lo sai che quando fai sta vocetta antipatica non la sopporto? Ah, quella è nonna Ma, se te sente. Allora, praticamente... Dillo, se sbaglio... Stefano, amore, prendi la cannuccia tua. Praticamente... Dai, amore, se no si ammaloppa il latte, amore. Dillo, si è svegliato prestissimo, anche oggi che è sabato. Io dovevo andare a fare la spesa ieri all'Ecospin, dopo che avevo portato Stefano a tagliarsi i capelli. Ma io sto avendo delle settimane che... Di te. Silvia, come mai un po' che non carichi? Non ce la faccio. Cioè, non... Esco la mattina alle 8 e ritorno la sera, se mi dice bene, alle 7. Anzi, se mi dice bene, alle 6 e me... Sì, 6. Ieri pure è uguale. Mattinata, vabbè, manco lo so di. Pomeriggio l'ho portato dal parrucchiere, poi volevo andare a fare un po' di spesa perché non ero riuscita ad andarci la mattina, che ho lavorato. Quindi tipo esco dal parrucchiere, quando sono 5 e mezza vado a fare la spesa. Invece mi chiama Lillo, mi ha detto puoi venire a casa nuova, poi al limite la spesa facciamo sabato domani insieme che è oggi. Quindi sono andata a casa nuova, ho incontrato degli amici miei, Alessio, il marito di Ilaria praticamente, con la suocera che abitano alla nostra nuova casa, praticamente là vicino. Quindi ci siamo presi in caffè con loro, poi ho incontrato un'altra mamma, abbiamo chiacchierato. Sì, guardate, stavo a mettere... L'altra mattina il latte ho messo sotto al mobile e ho lasciato lì 2 giorni, mo stavo a mettere qua, vabbè.
Poi avevo promesso a Stefano che lo portavo a prendere un milkshake per merenda. E quindi l'ho portato a prendere il milkshake. Insomma, sono tornata che erano i 7. Cioè, sinceramente, mettemi a editare il vlog. Cioè, no, editare, non potevo manco registrare comunque. Non è che mandava tanto. Mamma. Amore mio, facciamo una buona colazione. Faccio un caffè lungo. E mettiamo così i fiocchetti in testa. È vero, amore. Io per dire oggi pomeriggio, fa. Amore, te vai a fare colazione perché sennò il cane mi fa cadere. No, mi riaggancio pure al video precedente. Tu non sopporti Phoebe e i like sotto. A parte io, like, palesatevi perché è troppo facile mettere un like e io non posso rispondere e io non posso vedere chi siete. È proprio da zozzi infami, cioè nel senso, se mettete il like, mettete pure, pure per me è così, mettete i commenti negativi, io non mi spavento. Secondo voi, no? Io che mi vado a uccidere contro il cane e sento il cane piangere perché gli ho fatto male, mi posso incazzare? Cioè, posso essere padrona di incavolarmi se faccio male al mio cane? È come quando mio figlio cade e si spacca la testa. Io nel primo momento non è che gli dica amore di mamma, me incacchio. Me incacchio perché mi spavento che il bambino si è fatto male. Quanto vi piace parlare, quanto vi piace parlare, mamma mia, quanto vi piace parlare. Cioè, ci stanno altri 800 miliardi di canali da vedere su YouTube, no? Dove fanno vedere la tazzina carina, dove fanno vedere solo il trucco, dove fanno vedere quello che si mangia. Ma guardate l'altri, ma che volete da me? Ma che volete? Mi sto tanto bene così, ma che volete? Giusto? Lasciateci a me le mie gerberi e non rompete le stronzate. Cioè, rompete. Dimmi. Tu vuoi vedere, ma mamma, ti sei dimenticata? No, amore, mamma. Io tutto, non è che mi sono dimenticata, ho detto, amore, prenditi la merendina pan di stelle. Ma dove non arriva, mamma? Mo, fatalità? Stamattina la sicurezza è importante? Mamma, come vuoi fare ecco. L'ora a quest'ora? Ok, e sono i 9. Non è che è l'alba. Adesso te la prendo io la merendina. Ore 11, l'aria si è un po' riscaldata e porto giù Phoebe. Mi rode perché mi si è rotto il portachiavi che mi aveva regalato amica mia. Si è slacciato dal gancetto. Sto senza rossetto da tipo una settimana forse. Perché ho usato un rossetto, sa, già ve l'avevo detto, il rossetto della L'Oreal. Che so, 2-3 volte che lo utilizzo e siccome è molto molto profumato mi ha screpolato tantissimo la parte superiore. Allora, qui mi si è, vedete, io sapevo che mi si rompeva. Ma provo a fare il nodino così e poi, però mi rode perché mi aveva regalato Ilaria questo. Che palle, oh. Che rosicata. Stai, invece di sta a guardare mamma quello che faccio io, te vuoi dare una mossa? Tu ridi, stai, tu ridi, però tu non ti rendi conto di quante cose io devo fare durante il giorno, non ti rendi conto proprio. Poi pomeriggio devo portare questa festa di compleanno e... In questo caso non ho molta voglia. Vi ho detto, sono state settimane tremende, veramente tremende. Non mi sono mai riposata. Vabbè, andiamo giù a portare il cane, dai. Pippi, bella di mamma. Hai preso tutto? Sì, basta che non te le perdi che poi me la accogli. Sì. Stefano fa pure un abbassamento di voce. Si vede che ha gridato un po'. T'ha disarmato! E adesso attacca tutti! Ma dove stai zitta tu? Che? Oh. Dai, adesso a lavare! Andiamo? Vai! Sì, ma che si fa? Buongiorno! È domenica mattina, non è più sabato perché ieri ho iniziato a vloggare, ma poi ci abbiamo avuto troppe cose da fare, veramente 1,5 miliardi di cose da fare e quindi non ho più vloggato. Adesso ci prepariamo perché avevo promesso a mia nonna che la portavo a vedere casa nuova, che ancora non l'ha vista. I piedi sul letto, raga, dai. E poi andiamo a
mangiare la mia suocera. Ci vediamo dopo. Chi è convinto? Chi è convinto? Chi è convinto? Se fa una schiappa, se schiappa. Dai, stai fatta a lavare, su, andiamo. No! Dai! Che tanta fa? Che fa? Che fa? Ma che fa? Passa un sciarino. Sono al buio, mi sono fonata sti capelli, ma stamattina non me stanno, perché ieri sono state gonfiabili e hanno spruzzato pure un po' di schiuma, quindi devo averci preso un po' di merdina e me si sono un po' ingrifati. Allora, la casa è un disastro perché non ci sono stata mai, giuro, mai. Vorrei stare un pochetto di più a casa, vi dico la verità, ma 2 miliardi di cose da fare ogni volta. Madonna, sono al buio, raga, scusate. C'ho un altro stendino piano zeppo. Vedo l'ora che arriva l'estate perché almeno stendo i panni fuori. Adesso mi dovrei mettere le scarpe perché devo andare a portare giù Phoebe prima di uscire, in modo che almeno lei sta tranquilla. E poi sono decisa se farla mangiare o meno. Allora, oggi vi stavo dicendo, andiamo a pranzo da mia suocera perché è stato il compleanno il 6 di febbraio. Gli devo prendere quello, vediamo, mi scordavo pure il regalo. Ma che è qua per terra? Ma che cacchio c'è? Oh mio Dio, c'ho tutto il pavimento inzaccherato. Secondo me devono aver colato un po'. No, i panni no, perché io li centrifugo a 1000, quindi a 1000, a 2000. Quindi, boh, tutto bagnato, vabbè. Stavo dicendo, andiamo a pranzo da mia suocera e mio figlio gli ha chiesto i tortellini in brodo, quindi ieri siamo andati a cercare il pollo ruspante. In realtà volevo prendere la gallina, ma era confezionata da troppo, non ci siamo fidati. Poi, lì l'ho andata a prendere i tortellini da quella mia, dalla mia gerberina che c'ha il pastificio. Io già una volta c'era andata con mamma, ma non avevo beccato lei. Invece ieri quando c'è andato Lillo c'è stava lei. Quindi ti do un bacio grande, lì non sono potuta passare, ma ho portato Stefano a una festa. E cioè, dice, dovrebbero avere tipo, mia madre doveva fare tipo 5 Silvie per riuscire a sviare un po' tutti gli impegni che ho. Comunque, per dire, ho detto che l'unico giorno libero che ho di Stefano è il venerdì. E mo ieri la mamma di un amichetto suo, il bimbo che ha fatto la festa, mi ha detto, ma quando è che può venire in pomeriggio Stefano a casa? Dico, ora io ho solo il venerdì. Vieni venerdì! Dico, va bene, vengo venerdì. Quindi c'è proprio un tour de force, un tour de force. Poi domani e lunedì non va a nuoto, perché gli ho promesso che si sarebbe visto con Mia e li avremmo portati al Mac. Anche perché in realtà ho scelto il lunedì perché Stefania non lavora di lunedì e quindi riesco pure io a vederla, perché se no non riusciamo a vedesse più. Ora vado a portare giù il cane e poi andiamo a casa nuova e poi andiamo dalla mia suocera. Questi servono per frenare. No, quella moto può andare sia sulla strada che sulla neve. Queste qua sono per la neve, queste. Però tu volendo, non lo so come si mettono. Tutte e due. È buono, questo cane è finto. Friskies. Che mannosi, Friskies, senti odore di pippi. Ciao, piccolo. Dove sta Leonardo? Ma viene Leo? Sta a dormire, che ne so, se si sveglia. No, dai. Quella? No, tu. Prima dove è andata un fancile a destra? Sì. Quella vista a destra, sì. Quella via. Sì. E tu vai giù lì? A destra, c'è stata un'altra caserma, bravo! Bravi! Che bravi! Scappato? Fai la faccia da ruffiano. Dai, fai così, nonna, ti prego, nonna! Ti prego, nonna! Sono così carina! E da un bacetto a zio Roberto. Ciao, grazie, si dice. Tutta la vista. Quanto. Mio nipote è muovo, ha 18 anni. Che cazzo sta? Ah, sta sul coso. Leonardo, saluta le tue compagne di classe, allora va.
bello le zia. Ma che stai a... Sta a fare le ciappette. Sta a fare le ciappette, Leonardo? Sì. Non io. Se ti mando un WhatsApp? Ore 7, 7 meno qualcosa, tornati adesso con un ferito grave. Mi sono fatto un vernacolo in testa. Porco Giuda. Fa vedere se si vede ancora, mamma. Aspetta, aspetta, piano. Vediamo. Oddio. Si vede o non si vede? Non so se riuscite a vedere quanto è gonfio. Comunque è gonfio. Mettete come stavi prima. Stavo così. Ha preso praticamente una sedia qua. Avete presente le palline da ping pong? Quando mio marito ha tirato su, praticamente c'aveva proprio la palla da ping pong qui. Cioè, io ve giuro, può cadere, se può spaccare. Vedo il sangue, non mi spavento quando sbatte la testa e gli vedo il bernoccolo, vado tipo lì per lì, cerco di essere calma. Dopo mi scende l'adrenalina, infatti devo fare una pipì che mi sono spaventata a morte. L'unica volta che lui gli venne un bozzo così, chi mi segue da tanto lo sa, mi sbatte se può dire, a quel comodino lì, perché correndo, no, d'impatto aveva preso proprio tipo qua, boom, in un attimo, pam. Ma voi volete sapere una cosa? Che praticamente la sedia l'ha presa di striscio. Cioè, tipo, è caduta e l'ha presa tipo... Cioè... Vabbè, ragazzi, ci siamo presi un bello spavento. E poi ci ha messo tantissimo a sgonfiarsi. Infatti, lo controllo, lo monitoro e... Devo andare a fare una pipì. Mamma mia, raga, ho perso tipo 20 anni di vita oggi. Lo fai dopo, Cucci? Amore, non li puoi prendere tutti insieme, stai a fare un sacco di rumore, dai. Sono quasi le 9, mamma. Andiamo a mangiare la pizza, dai. Andiamo a vedere papà se gli è venuta. Io voglio latte e biscotti. Non la vuoi la pizza? Bravo. Mo si sposta la cuccia, stanotte ha dormito qui. Porta la fettina, mamma. E che fa, amore? Mischi? Com'è venuta lì? Marte panza. Ah, Kaiser, è venuta... Beh, sembra scrocchiarella. Mi marito sono 20 volte che prova a fare la pizza. Questa è venuta bene. Abbiamo buttato una cifra praticamente, perché sta a fare una pizza tutta a lievitazione, doppia lievitazione. Facile, no? Cioè, no. Se qualcuno fa pizzettaro, cioè io via faccio il pizzettaro. Buona. Eh? È buona. Sì, non è male, vero? No. Io e il giocattolo stiamo dietro il divano. La moto col personaggio Black Panther stanno dietro il divano. Quelle Transformers. Mi sono messa talmente tanta paura, mi fa male lo stomaco. Vatti a lavare le mani. Vuoi assaggiare la pizza? Sì. Stasera manca abbiamo apparecchiato. Così. Fammi la mossa. Guarda che buono. C'è solo questa. Guardate, perché papà sta facendo le prove. Bello scrocchiare. Hai preso il pezzo più buono tu, Mamma. Amore, mangi la pizza. Ma lui se mangia la pizza e poi vuole latte e biscotti, sicuro. Scrocchia pure. Buona. Quella di ieri sera era immangiabile. Quella della sera prima troppo alta. Ci stai quasi, Buona. Deve essere più morbida. A me invece strocchietta mi piace. Cioè, nel senso, deve essere croccante, ma dentro sta un po' più soffice. Probabilmente troppo fina. Però a me così mi piace, strocchiarella, buona. Bravo Pampurio. Non so quante mattine so se sveglia all'alba per fare impasto. Buona. Dai che buona. Ci sarebbe bene la birretta, ma io non la posso bere. Le patate non c'è niente, non stanno in un frigorifero. Fatte stamattina almeno 12 ore, 15 ore in frigorifero. Le patate? Mm-mm. Sì, perché non hanno cacciato l'acqua. No, e poi qui, guarda. Vedi, mi diventano. Spiega. Noi prima tagliavamo le patate e mettevamo sulla pizza. Però adesso vengono sempre basse e piatte. Invece, infatti, guarda qui, tu vedi cosa sono rimaste arricciate. Se uno le taglia a fette, poi le mette nell'acqua, il frigorifero, boh, una giornata,
17, 20 ore, 15 ore, prendono sta forma e poi si asciugano. Non cacciano l'acqua e se cuociono bene rimangono croccanti. Stasera mangiamo tipo viti al limite. Cava pizza sul tagliere. Pure sì, ho mangiato prima la pizza. Prima si è mangiata pizza che patate. Poi mi sono mangiato i galletti tuoi, ma che sono rimasti pochissimi, quindi. E poi adesso mi sto a mangiare. Come si chiama questa pizza di moda? Fotturotto. Come si chiama? Vuoi? Ah, vuoi far vedere che lo sai da solo? La pizza con lo speck e la provoletta affumicata. La pizza con lo speck e la provoletta affumicata. Capicollata. È buona? Questo d'impasto gli è venuto secondo me ancora meglio. Fanno io quel bozzo, mamma. L'impasto è buono, proprio un puglio. Dico, stiamo a mangiare tipo vite al limite. Ah sì. A letto, mai successa una roba simile, manco quando stiamo male. Perfezionarlo, cioè. Amore, però che cavolo, mamma, si è fa cascare provola. Domani devo rilavare il piumone perché capirai, stiamo a fare un porcile. Santa asciugatrice. Ah no, c'è il sole perché l'asciugatrice non funziona. Ma poi questo non ci metto più un'asciugatrice, perché quando metto un'asciugatrice, quando lo metto in asciugatrice si stropiccia tutto. Mammi. Cioè, tu ti sei mangiato la pizza, poi hai mangiato i biscotti e ora stai a rimangiare la pizza. Vabbè, oggi è domenica, abbiamo fatto un miscuglio di impiccio. C'hai il... C'è il segno della sedia qui, ho visto. Non me lo fai vedere? Guarda, girati, amore, qua. Vedi sto taglio? Sto taglio, sto graffio e livido. Mamma mia. Però perché stai... Me ne faccio una che vuoi. Perché mio padre mi ha fermato? No, perché non stai mai fermo. No, perché mio padre mi ha fermato con la gamba. Poi l'ha levata. Botta. Capito? Se ma tu ce l'hai però la forza per tenerte. Cioè, papà leva la gamba, tu caschi. Non mi ha fatto via il corpo, mamma mia, guarda. Siamo al buio pesto, ma vediamo una buonanotte e ci vediamo presto. Di buonanotte. Buonanotte.